Perché? Perché Beatrice è giunta in un momento particolare della mia vita, per me e per la mia famiglia. Vale a dire la lenta malattia di mio papà. Mio papà inesorabilmente si avvicinava alla morte e Beatrice prendeva sempre più vita nel mondo. Ricordo un episodio particolare. Dopo 6 mesi di degenza in ospedale andavo a trovare io e Patrizia mio papà e gli presentammo le fotografie dell'ecografia. E ricordo questo sguardo magnetico illuminarsi. Ritrovò la forza ed andò contro ogni previsione medica. Praticamente rimase in vita 1 anno in più rispetto a quello che avevano diagnosticato i medici. Grazie a Beatrice, grazie alla vita di suo nipote che vedeva crescere di volta in volta, voleva essere anche lui attaccato alla vita stessa e a quella di questa bambina. Quindi io avevo davanti questa immagine molto forte, Beatrice, la sua nascita, la sua venuta nel mondo e mio papà che inesorabilmente abbandonava la presa, purtroppo, fiaccato da una malattia più forte di lui. Così decisi. Grazie. Ho sempre fatto così per comunicare con il mondo e ho scritto un pezzo che secondo me è letteralmente un inno alla vita. Gli amici di sempre, gli abbracci lunghi, la musica e i libri, aprire i regali, i viaggi lontani fanno sognare, i film che ti restano impressi nel cuore, gli sguardi quell'attimo prima di un bacio, le stelle cadenti, il profumo del vento, la vita rimane la cosa più bella che ho. Una stretta di mano, figlio che ride, la pioggia d'agosto e il rumore del mare, un bicchiere di vino insieme a tuo padre, aiutare qualcuno a sentirsi migliore, e puoi fare l'amore sotto la luna, guardarsi e rifarlo più forte di prima, la vita rimane la cosa più bella che ho. Guarda con me. E da qui non c'è niente di più naturale che fermarsi un momento a pensare che le piccole cose sono quelle più vere che restano dentro di te e ti fanno sentire il calore, ed è questa la sola ragione per guardare in avanti e capire che in fondo ti dicono quel che sei. Sono quelle più vere, le vive.
senti tu, ogni giorno ti renderai conto che se vivo e aspetto il tempo, quelle cose che dentro che avrai al tuo fianco non le abbandoni più. Dicono chi sei tu.